nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Amen. Siamo in tempo di lotta ed è bene che noi ci prepariamo alla battaglia, ma la battaglia non è contro la carne e il sangue, ma contro i principi di questo mondo che stanno dietro la carne e il sangue. Là dove c'è subuglio, c'è odio, c'è vendetta. Là dove non c'è pace, è al lavoro il nemico, il quale vuole la distruzione dell'uomo, non tanto la distruzione esteriore, quanto quella interiore. E noi oggi assistiamo a questa distruzione interiore dell'uomo e di conseguenza la distruzione della famiglia, che è il luogo dove l'uomo cresce, si coltiva ed esercita tutte le sue virtù. Ecco perché dobbiamo essere con gli occhi aperti, consapevoli della lotta che noi abbiamo contro le potenze delle tenebre, che se all'esterno creano un clima di guerra, già creano un clima di guerra all'interno. Se distruggono all'esterno, distruggono più che all'esterno, all'interno l'uomo e la famiglia. Allora chiediamo al Signore di essere armati. Il nemico cerca di distruggere ed è penetrato anche nel mondo dei bambini. Il mondo in cui noi viviamo è un mondo aperto a Satana, le numerose sette che pullulano, le adesioni dei giovani, delle ragazze alle sette, e questa propaganda che si fa nel mondo dell'adolescenza, ma anche dell'infanzia, dove il nemico cerca di intrufolarsi per disorientare dalle idee di Dio, disorientare dal bene. Ecco qui una lettera, sono le catene di Sant'Antonio una volta, adesso c'è la catena di Satana. È un invito che viene rivolto ai bambini di una setta satanica, dove c'è un triangolo rovesciato, dentro c'è la S Satana e poi alle tre punte del triangolo c'è 6, 6 e 6, il nome della bestia. E poi detto così, questa è la catena di lettere iniziata dai bambini tedeschi nel 1989, se continuerà fino a tutto il 2001, verrà inserita nel libro dei ricordi che non è mai stato interrotto. Per favore, non essere tu a rovinare tutto il piano. Le istruzioni che ti vengono date dovrai copiarle e così spedire questa lettera a tanti altri. È scritto come deve fare. Inoltre dovrai inviare una cartolina al primo indirizzo che troverai sulla busta, che sono qui indicati indirizzi. Togli il primo e scrivi al quarto posto il tuo indirizzo. Attenzione, fai tutto entro 4 giorni dall'arrivo della lettera, altrimenti si rovina tutto. Entro 6 giorni dovreste ricevere 240 cartoline da tutto il mondo, 666, numero in imperfetto da riportare. Sulla busta dovrai scrivere ciao dalla catena dell'amicizia e poi il tuo nome.
questa lettera mi è stata recapitata da una bambina, una famiglia che ha ricevuto l'indirizzo. Questo dovrebbe scrivere altre quattro così lettere così e inviarla ad altri quattro bambini. Nel frattempo dovrebbe ricevere 240 cartoline da ogni parte del mondo, cioè è la catena satanica tra i bambini, la catena dell'amicizia tra i bambini. Ciao dalla catena dell'amicizia. Sono dei modi per incatenare, non è il solo modo per incatenare, ma sono tanti modi per incatenare i bambini. E questo ho voluto dire perché il maligno è in campo e usa tutte le arti per seminare il male, per inoculare l'orrore, l'odio a Dio, l'odio a Gesù e per proporre altri idoli, l'idolo del potere, del piacere, del sesso, anche tra i bambini. Sono le manovre del maligno, mentre noi ce ne stiamo così quasi a dormire, il maligno cammina, il maligno manovra, ed è così che si semina l'odio, il rancore, la vendetta, il subbuglio nelle coscienze, l'abdicazione al sacro, la profanazione del nome di Gesù. Ho voluto accennare a questo per dire che dobbiamo essere svegli e bisogna combattere Satana non tanto con le armi esterne, che non giovano a nulla, quanto con le armi che il buon Dio ci ha dato, con la fede, la parola di Dio e la preghiera. E dobbiamo vigilare perché il maligno non entri nelle nostre case attraverso le porte e le finestre aperte. Vigilare perché nelle scuole, dove Satana è già entrato e semina tanto male, perché nelle scuole i nostri giovani possono essere addestrati a combattere ribadendo i principi della fede e i principi della morale. Ma noi cosa possiamo fare? È chiaro che se siamo neghittosi, se non ci muoviamo, ed è questo il nostro guaio maggiore di cristiani, l'essere con le braccia conserte di fronte al divampare del fuoco, noi cosa possiamo fare? Quantomeno pregare, pregare ed esortare tutti ad essere con gli occhi aperti, a non permettere che il nemico entri nelle nostre case, a non permettere che i nostri giovani e i nostri bambini vengano inquinati o contattati da persone malvagie. Chiediamo allora al Signore questo aiuto e premoniamoci contro il nemico, implorando da Dio misericordia, perdono dei nostri peccati e una grazia particolare per combattere il nemico. O Dio, origine di ogni bene, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevesse il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua perché diventi segno della tua protezione in questo giorno a te consacrato. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro per Cristo nostro Signore. Amen. Signore, brucia con questo sale tutte le forze del male che stanno nelle nostre case. Benedice, Signore, questo sale. Tu ordinassi al profeta Eliseo di mettere l'acqua con il sale. Fa che mediante questo duplice segno di purificazione siamo liberati noi le nostre case dall'insidia del maligno e custodite la presenza del Santo Spirito per Cristo nostro Signore. Amen. Aspergimi, mio Signore, con il sopra e sarò purificato. Lava, mio Signore, il cerbe bianco dalla neve.
O Signore, versa su di noi l'acqua pura, perché ci preservi dal contatto di ogni male. Inondaci, Signore, dell'acqua tua, perché siene preservate le nostre dimore dal malvagio che gira attorno cercando di divorare. Che chiedere il perdono a Dio per il peccato commesso in tante e tante forme, in tante maniere, e darci il perdono tra di noi, perché se non ci diamo il perdono tra di noi non avremo perdono da Dio. È l'unica maniera per evadere dalle insidie del maligno, è l'unica maniera per ringraziarci Dio e ricevere la pioggia dall'alto. Invochiamo Cristo, Signore, perché scenda con la sua grazia del perdono nei nostri cuori, nelle nostre famiglie e nella società che stiamo attorno. O Padre, che dall'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva, purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la parola della vita, purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizia dell'umanità nuova, purifica il tuo popolo, Signore. O Dio, che raduni la tua Chiesa, sposa il corpo del Signore in questo giorno a te consacrato, benedici il tuo popolo e ravvivi in noi per mezzo di quest'acqua il gioioso ricordo del santo battesimo, per Cristo nostro Signore. Amen. Ecco, celebriamo così questa vigilia la festa della Madonna, la memoria della Madonna, Vergine Santissima del Rosario. Ave Maria, piena di grazia, Signore è con te, sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Preghiamo, infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu che nell'annuncio dell'angelo ci hai rivelato l'incarnazione del tuo figlio, per la tua preziosa passione e la tua croce, con l'intercessione della Beata Vergine Maria, guidaci alla gloria della resurrezione. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo figlio, che è Dio, e vi regno con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Amen. In quel tempo l'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea chiamata Nazareth, a una vergine sposa di un uomo della casa di Davide chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria, ed entrando da lei disse: ti saluto piena di grazia, il Signore è con te. A queste parole ella rimase turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù.
sarà grande, chiamato figlio dell'Altissimo. Il Signore Dio gli darà il trono di Davide, suo padre, e regnerà per sempre sulla casa di Giacobbe. E il suo regno non avrà mai fine. Allora Maria disse all'angelo: com'è possibile? Non conosco uomo. Le rispose l'angelo: lo Spirito Santo scenderà su di te. Su di te stenderà la sua ombra, la potenza dell'Altissimo. Colui che nascerà sarà dunque santo e chiamato Figlio di Dio. Vedi, anche Elisabetta, tua parente, nella sua vecchiaia ha concepito un figlio, e questo è il sesto mese per lei, che tutti dicevano sterile. Nulla è impossibile a Dio. Allora Maria disse: eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto. E l'angelo partì da lei. Parola del Signore. Alleluia, 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 alleluia. Dio si è fatto carne ed è venuta ad abitare in mezzo a noi, e il condottiero che è venuto ad abitare in mezzo al suo popolo per liberarlo dalla schiavitù del maligno, distruggere le sue opere e riportarlo all'Eden, libero. E questo condottiero ce l'ha dato Maria, nostra madre. E questo condottiere vivo è qui in mezzo a noi. Nella sua vita mortale egli cominciò ad evangelizzare, richiamando tutti alla verità, rivelando Dio, Padre di tutti, misericordioso. Egli cominciò a distruggere le opere del maligno, fondate sull'errore, sulla menzogna, sull'inganno. Egli si presentò come la vita e proclamò il perdono dei peccati, proclamò l'amore, fondò la comunità dei discepoli, degli apostoli, la comunità della Chiesa, perché continuasse la lotta contro l'errore, contro la morte, contro l'odio, contro tutto il male, per il trionfo di Dio e per riportare i figli dispersi all'Eden celeste da cui erano partiti. Bella la lettura di Baruch, dove viene presentata la figura di una donna che piange perché i suoi figli si sono allontanati e Gerusalemme. Può essere anche Maria che piange i suoi figli che si sono allontanati e a causa del peccato
che è avvenuto tutto questo, ma c'è una speranza, c'è una grande speranza appunto per questo figlio che si è immolato, per il trionfo del bene sul male. I figli ritorneranno e avranno la pace, lasceranno il loro mondo di peccato, ritorneranno alla Gerusalemme che hanno lasciato e vivranno nella grazia di Dio e avranno così un futuro di gioia che non tramonterà mai. È la parola del profeta Baruch, ma che noi applichiamo qui alla situazione presente, perché è Maria nostra madre che piange sul mondo che a 2000 anni di distanza è ancora nelle tenebre e ancora alberga il male, il nemico che semina tanta morte. Ma noi abbiamo la sicurezza della vittoria perché c'è Gesù, il grande condottiero in mezzo a noi. Egli ha abbattuto il grande nemico, egli ha fatto il primo kamikaze, il vero kamikaze della vita, per distruggere il nemico, sacrificando se stesso, morendo, ma l'ha abbattuto. E abbattendo lui ha ridato la vita agli uomini, ha dato la vita al genere umano, e ancora egli combatte attraverso i suoi figli, attraverso la Chiesa, nostra madre, perché la vittoria sia completa, perché tutti gli uomini siano salvi. E c'è Maria nel seno della Chiesa, nostra madre, che grida sempre perché questa vittoria sia finalmente riportata attraverso le generazioni. Siamo in un momento cruciale nella storia dell'umanità, ma noi crediamo fermamente alla vittoria di Cristo, che si è sacrificato lui per abbattere il maligno. Lo ha abbattuto, lo ha infranto, lo ha distrutto, ma non del tutto, perché egli continua ancora per qualche tempo a fare guerra contro la discendenza della donna, la discendenza di Maria, che siamo noi. Noi abbiamo la ferma certezza che il regno di Dio, che in mezzo a noi, avrà il trionfo, che ci sarà il trionfo del bene sul male, il trionfo della grazia sul peccato, il trionfo di Cristo su Satana. Ma dobbiamo essere dei combattenti, dobbiamo combattere, avere la spada in mano, avere le armi della luce per combattere anche noi in questa generazione del 2001, combattere la nostra buona battaglia. C'è una battaglia che va vinta, e va vinta attraverso le armi, se noi sappiamo usarle. E dobbiamo usarle. Si legge nel secondo libro dei Maccabei, capitolo 15, l'apparizione del profeta Geremia, che dà a Giuda Maccabeo, il condottiere della riscossa, un'arma, una spada, e dice: con questa spada d'oro tu vincerai. È la spada della preghiera che il Signore dona a noi. Il nostro Santo Padre ci ha esortato alla preghiera in questi giorni, ci ha esortato a prendere la spada in mano, che è il Santo Rosario, un'arma potentissima contro cui il nemico deve cedere. Non c'è un'arma più potente della preghiera. Se la guerra non è scoppiata, questo è dovuto alla preghiera insistente che noi abbiamo fatto. E se vogliamo che i danni siano limitati in questa
momento, al pure necessario, dobbiamo pregare, pregare molto, e avere in mano il Santo Rosario ogni giorno, pregare perché la preghiera batte il nemico, estenua Satana. È un'arma piccolissima, è meno di un temperino per distruggere il nemico. È l'arma potente che il Signore mette nelle nostre mani, perché è Cristo in quel rosario che noi presentiamo al Padre contro il nemico. È Cristo che noi presentiamo nel mistero dell'Annunciazione, nel mistero della umiliazione della croce, quello doloroso, e nel mistero glorioso. È Cristo che noi presentiamo, colui che ha vinto la morte, che ha vinto il nemico e che assicura la vittoria al popolo cristiano, la vittoria del regno di Dio sul regno del male. Satana sarà distrutto, stritolato sotto i nostri piedi, ma dobbiamo combattere, essere sì della preghiera, più che parlare, più che chiacchierare, più che commentare, pieghiamo le ginocchia, prendiamo il rosario in mano e preghiamo. È l'arma più potente contro il maligno, che è dietro le spalle di tutti i combattenti, che è dietro le spalle di coloro che contendono, il quale impedisce la pace, la concordia, impedisce che gli uomini vivano in pace, è il maligno. Ed è con l'arma della preghiera che noi, Santa Madre Chiesa, luogo di salvezza, dobbiamo combattere la nostra battaglia. Saremo noi a vincere, non vinceranno né a destra né a sinistra, né l'Occidente né l'Oriente, saremo noi a vincere se noi preghiamo, perché la lotta non è contro la carne e il sangue, non è contro i nemici visibili, ma è contro i nemici invisibili, e con le armi della preghiera possiamo attaccare, sconfiggere, piegare a terra il grande nemico che sta dietro ogni contesa, ogni guerra, ogni lite. Non abbiamo noi aeroplani, non abbiamo bombe, non abbiamo missili, ma questi sono niente, perché non sconfiggono il nemico. Ma abbiamo i grani del rosario in mano, sono più bombe di tutte le bombe di questo mondo. Noi abbiamo i misteri del rosario che contempliamo, e sono dei misteri meravigliosi contro le potenze del nemico, contro Satana. O crediamo o non crediamo, cioè dietro tutto questo subuglio c'è il maligno. Lo vogliamo comprendere, sì o no? Se noi crediamo, dobbiamo pur credere a questa verità, e allora dobbiamo combattere. E l'unica arma che abbiamo in mano è quella spada d'oro che il profeta Geremia dava a Giuda e Maccabeo: con questa spada vincerai. E con questa spada della preghiera che fu piegato al lepanto il nemico, e con questa spada della preghiera che le grandi battaglie della cristianità sono state vinte, ed è con questa arma che noi vinceremo, riporteremo un poco di pace in questo mondo in subbuglio. Pregheremo il Signore allora perché venga Lui, da cui dipende tutto, perché tutto è nelle mani di Dio, e quando Dio dice una parola tutto avviene, perché gli uomini non possono fare nulla senza che Lui lo permetta. Se Lui interviene all'istante, tutto sarà sedato, ci sarà un'era di pace, di serenità, non perché la creano gli uomini, ma perché la crea Dio. Per le nostre preghiere, per la nostra conversione, per il nostro mea culpa, per il nostro riconoscimento che soltanto Lui è il Signore e a Lui soltanto si deve gloria e onore. Amen. Signore, noi ti supplichiamo in questo momento per tutta la Santa Madre Chiesa, diffusa per il mondo. Ti chiediamo, Signore,
la pace, principe della pace, Gesù, scendi in questo momento in tutte le parti del mondo ad annunciare il tuo Vangelo di salvezza. Convinci gli uomini che soltanto tornando a Dio si può avere la pace. Noi intanto ti preghiamo, o Gesù, di offrire al Padre le nostre povere preghiere. Noi ti supplichiamo per l'intercessione di Maria, ascolta il nostro gemito. Ti preghiamo per tutta la Chiesa, soprattutto dove essere tribolata. Ti preghiamo per tutti quelli che hanno responsabilità nella Chiesa. Ti preghiamo per tutto il popolo di Dio, soprattutto per quelli che sono sotto le mire del maligno, tutti coloro che soffrono, tutti coloro che fuggono davanti alla morte. Ti preghiamo per tutti questi, o Signore, ascoltaci, o Signore. Ti preghiamo allora adesso per i nostri malati. Vogliamo che sia fatta una preghiera particolare per tutti i sofferenti. O Signore Gesù, ascolta la nostra preghiera. Ascoltaci, Signore.